La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di stupro di gruppo è considerato partecipe anche chi assiste e plaude alla registrazione video dell'abuso. I giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sul caso di una 23enne di Lamezia Terme, la cui voce si sente durante il video di un abuso di gruppo subito da una persona, nel caso anche disabile. Per la Cassazione la ragazza non solo non si è dissociata dal comportamento del branco, ma ha rafforzato l'intento di usare violenza alla persona offesa, realizzando un vero e proprio contributo morale.